Ciao a tutti! Dunque, innanzitutto siamo vicini al fine settimana. Ce l'abbiamo fatta. Vittoria! Bene, dopo questo momento di follia mi tranquillizzo e vi dico che ho guardato due filmati di Fanpage. Uno questa settimana, l'altro la scorsa, mi sembra. Comunque si parlava ancora una volta di mafia e c'era Ruotolo che secondo me è un giornalista fantastico, ma queste sono mie opinioni. E si parlava insomma della riorganizzazione delle mafie dopo la morte di Totò Riina. E il PM di Matteo era stato intervistato perché si parlava anche della strategia stragista di Totò Riina. Totò Riina che in poco più di un mese aveva fatto saltare in aria, diciamo, i magistrati più famosi d'Italia. Totò Riina che comunque aveva anche attaccato il patrimonio artistico nazionale e che a un certo punto smette di fare le stragi. L'obiettivo minimo di Totò Riina, si dice, era il 41 bis, cioè allentare questo regime di carcere duro. Ogni volta che la mafia attaccava lo Stato, si applicava il 41 bis ad altri detenuti come risposta, perché quello era l'obiettivo minimo della trattativa che è sempre stata in corso, secondo me, o è stata in corso per tanti tanti anni, per trovare equilibri politici e per appunto fare affari tra mafia e il nostro Stato. Tra l'altro, Totò Riina era molto sotto stress, era molto stressato prima che lo arrestassero e lui stesso temeva di essere arrestato da un momento all'altro. Sembra proprio che lo Stato avesse deciso di affidarsi a un mafioso un pochettino più equilibrato, se così si può dire, che sarebbe stato l'amico d'infanzia di Totò Riina, Bernardo Provenzano. Bernardo Provenzano, che era chiamato il trattore, per la ferocia con cui abbatteva come un trattore i suoi nemici, soprattutto in gioventù, era diventato famoso per aver ucciso un rivale finendolo con il calcio del fucile perché la pistola, l'arma non sparava. Quindi era una persona che aveva ucciso un sacco di persone, esattamente come Totò Riina, però diciamo andando avanti con gli anni aveva apprezzato o aveva iniziato ad apprezzare la politica del abbassati giunco che passa alla piena, la politica del quieto vivere che al momento attuale è portata avanti chiaramente da Matteo Messina Denaro. Però è anche vero che ci sono stati dei giornalisti uccisi all'estero, a Malta, ho sentito, in Slovacchia, perché stavano appunto indagando sul riciclaggio di denaro sporco. Che è tanto caro alla mafia, ovviamente. La cosa interessante, dicevo, era che Totò Riina temeva di essere arrestato da un momento all'altro e voleva l'annullamento, lo svuotamento, l'indebolimento del 41 bis, perché praticamente le famiglie che andavano a trovare i mafiosi in carcere avevano delle grosse difficoltà a comunicare con il caro in carcere e appunto richiedevano a gran voce l'eliminazione del 41 bis. La cosa che sta preoccupando al momento di Matteo è che appunto c'è sempre il pericolo dell'allentamento, dello svuotamento, dello svilimento del 41 bis che da un mafioso che l'aveva subito era stato quasi considerato una tortura. Lui l'aveva paragonato a Guantanamo. Ok. Sì.
se ci sono stati degli abusi, secondo me è il caso di indagare. Perché comunque io sono dell'opinione, vivo in Germania e accetto l'articolo 1 della Costituzione tedesca, che dice più o meno, tradotto, che la dignità umana è intoccabile, nel senso che non la si può, è inviolabile, forse è la traduzione migliore, però chiedo aiuto a voi perché comunque è tedesco giuridico, io quello lo credo. Nonostante siano dei mafiosi orribili, persone che scioglievano nell'acido i bambini, noi non possiamo ridurci come loro, dobbiamo essere diversi. Altrimenti che buon esempio può dare uno Stato? Già facciamo trattative con la mafia, va bene. Avevano deciso quindi di affidarsi al mafioso più ragionevole, che comunque era un trattore da come uccideva le persone, ma vabbè. E quindi avevano fatto arrestare Totò Riina attraverso Ciancimino e il figlio di Ciancimino anche, perché il figlio di Ciancimino passava le mappe a quelli che avrebbero dovuto poi arrestare Totò Riina, le mappe insomma degli spostamenti di Riina, eccetera. Dunque, Ciancimino padre aveva la capacità di mandare in ebollizione il sangue di Totò Riina. Era la sua strategia per salvarsi la pelle. Totò Riina in realtà era un'anima, nonostante tutto, che avesse ordinato l'omicidio di 2000 persone, era un'anima molto tranquilla. Io l'ho visto a processo. È un tipo che studiava tutto quello che faceva. Non faceva le cose a caso, per niente. E comunque aveva dei nervi d'acciaio fino a 19 anni. Quando uno gli ha puntato un'arma da fuoco vicino al pro. Gli ha puntato un'arma da fuoco, lui non ha detto niente e è riuscito ad ammazzarlo. Quindi aveva già dei bei nervi a 19 anni, figuriamoci quando era processo che ne aveva forse più di 70 già. Cioè. Comunque lui temeva di essere arrestato e voleva avere popolarità nella mafia e quindi quello era l'obiettivo minimo, il minimo sindacale da ottenere, cioè di ammorbidire il 41 bis. E poi ci sono state altre 12 richieste, 11-12 richieste, cioè quando Ciancimino ha visto le richieste del papello di Totò Riina ha detto la solita testa di Bip, scusate, ma ha detto così perché comunque Totò Riina era uno che quando aveva l'occasione di chiedere, chiedeva. Dopotutto, non diventi il capo della mafia se non hai un po' di ambizione e molta spregiudicatezza, tanta cattiveria e tutte le altre caratteristiche. Comunque, quello che mi ha fatto un po' accapponare la pelle è che io sono una che, non, che ogni tanto per hobby guarda la mafia, però non sono un'esperta chiaramente. Quello che ha detto PM Di Matteo è una cosa che ho pensato io anche, che praticamente tutte le volte che il 41 bis rischia di ammorbidirsi, secondo me la mafia sta vincendo. Hanno ceduto a qualche richiesta. Sono finite le stragi perché lo Stato ha fatto la trattativa, lo Stato ha ceduto da certi punti di vista. E il PM Di Matteo ha anche detto che se noi avessimo dei politici più duri contro la mafia, secondo lui non ci sarebbe. Secondo lui ci sarebbero delle ali estremiste di Cosa Nostra che non disprezzerebbero il ritorno alla strategia stragista. Condivido, chiaramente, e mi fa paura. Mi fa paura perché comunque cioè, 500 kg di tritolo, poi ho visto le testimonianze delle vedove. Addirittura ricordiamo la vedova che ha letto ai funerali
davanti a tutti un pezzo dove dice: io vi perdono, ma voi dovete mettervi in ginocchio. Quella ragazza lì, che ha letto quel foglio, io non lo sapevo. Ai tempi aveva 22 anni e aveva un figlio piccolo. Vederla così a 22 anni a me ha fatto venire la pelle d'oca. Quindi è un po' di tempo che guardo queste cose e ci penso su. Bene, io vi ho detto tutto quello che ho visto, saltando un po' da argomento ad argomento, quindi chiedo scusa se l'esposizione non è fantastica, però fatemi sapere cosa ne pensate. Critiche costruttive sulla mia esposizione sono sempre apprezzate. E perdonatemi le occhiaie, ma sto dormendo veramente un cacchio. Un bacione a tutti e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao, statemi bene.